Salve a tutti dal De Bandito 1980 e dal mio compare King Farmer Buonasera, buonasera a tutti. Sì, che sta raccogliendo paglia. Sta finendo di raccogliere paglia in quel famoso campo. Sono riuscito a sistemare il salvataggio, quindi speriamo che vada tutto per il verso giusto. E noi stiamo andando dal Gildo perché ci aspetterà. Aveva detto di arrivare là dal suo negozio alle 7 e un quarto. Quindi vediamo un pochettino cosa ci dice. Siamo alla 38esima puntata. Non so se l'ho detto prima perché magari mi dimentico. No. Qua è tutto tranquillo, un paese. Qui in questa mappa non ci sono fontane. Quindi se volete acqua che sia minerale, gassata, frizzante, dovete pagarla. No, perché di solito ci sono le fontane in qualsiasi mappa o qualche, come si chiama? Qualche pompa lungo il fiume, ma niente. Anche qua dagli idranti non c'è niente. Ora vediamo qua un po'. Ho aperto il cancello. Qualche mezzo è. Facciamo un retro che magari è un mezzo di qualcun altro che magari è venuto a trovarlo. Boh, ci vediamo qua così. Qua tutto tranquillo. Scusate un attimo. Suoniamo qua. Gildo! Arrivo! Buongiorno, buongiorno! Arrivo subito, eh! Va bene, va bene! Ti aspetto qua di fuori! Ok, va bene! Allora, aspettiamo un attimo, Mari. Sta finendo di far colazione. Intanto diamo un occhio in giro, qua cosa. Tutti sti poster qua. Diamo un'occhiata anche a sto mezzo intanto che tipo lupetto anni 70 Ross Transporte. Oh, eccolo qua. Allora, Gildo, tutto bene? Ah, tutto bene, tutto bene! Ascolta, ma sto mezzo qua è tuo? Vedo che c'è su scritto Ross Transport. Questo mezzo adesso è mio perché la ditta che lo usava prima, insomma, questi mezzi qua non si usano più tanto perché sono piccoli. Ti vedi bene qua, il cassone è piccolotto e questa ditta qua è di un mio amico. Difatti c'è scritto Ross, cos'è? Trasporti di vino, Ross? No, è simpatico, simpatico bandito, eh. No, Ross, sono tre figli. E questi tre figli si chiamano, iniziano con la R, con la O e con la S, allora hanno fatto Ross Trasporte. No, hanno fatto la sigla. E quindi quando sono andato in vacanza, sono andato qua da questi miei amici e infatti sono loro che ci hanno chiesto i cetrioli pomodori. Quindi sono loro, stiamo lavorando per loro, insomma, adesso.
praticamente con quelle sere. Sì, stiamo lavorando per loro e infatti quando verranno a prendere i cetrioli, i pomodori, verranno su con questi camion con questa scritta Ross Trasporte. Capì? Bene, allora, andiamo a fare qualche lavoretto. Cosa vorrei fare là con le serre? Ah, vieni, vieni, salta su questo trabicolo qua. Va bene, ho permesso. Ah, che bello, bello, bello. Allora guido io, già che sono qua. Va bene, dai, guida attento. Ah, c'è anche il CB qua. Guarda, ti sintonizziamo con King, a vedere a che punto sei. King, mi senti? Oh! Ah, Ci volevo... sono, ci sono! Ci sei? Va bene, bene. A che punto sei con la paglia? È Quasi finito. quasi finito. Bene, bene. Adesso stiamo arrivando anche noi qua con un nuovo mezzo. Appena che lo vedrai. Se vedi un mezzo strano vuol dire che siamo noi. Ah, ok. Mi raccomando, vai piano qua, eh! Avete tutto sforzatale! Corpo! Sì, qua è tutto tranquillo, siamo qua sulla destra. Bravo, zitto! Oggi puntatina insieme anche a Gildo perché è anche un po' merito suo se abbiamo questo lavoretto extra da fare. Ma ascolta, qua per i soldi come siamo messi qua? Perché insomma io ti faccio il lavoro, ma Facciamo bene i conti, no? Intanto cominciamo un po' a vedere come va il mestiero. Poi ma noi non possiamo mica andare con questo mezzo qua nei campi. Ah, te non ti preoccupare, passa là da Fernando che prendiamo un trattore. Un trattore? Ah, se sapevo mi prendevo il same che l'ho lasciato lassù, il case. No, 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 ho un trattorino io, come Dio comanda. Ma mettiamo la freccia qua, visto che dobbiamo girare. Ma anche il trattore. Che razza di trattore ti sei procurato? Sono mica un 14 anche quello. Te vedrai. Allora, vediamo un po'. Ma io qua non ne vedo trattori. Là c'è il merlo, c'è la botte. Ah, gira qua, gira qua. Ma Dio buono, ma è nato catorcio. Non mi accattoccio quello, no. Orpo di Baco. Adesso lo puoi più vedere. Ma orpo, è che è tutto arrugginito, Dio buono. Anche il cerchione qua. Ma non è arrugginito, orpo. Dove vai? Ma vado a vedere sto trattore, no? Beh, che sono su cerchioni arrugginiti. L'unica cosa nuova è il coso, l'alpino là. Il profumo, orpo, vabbè che è tutto arrugginito qua. Ah, io non vengo su con questo affare. Ah, vieni su te con quel mostriciattolo Va bene, dai. Ci vediamo là nel campo, allora. là. Va bene, ma il trattore cosa ci serve? Ma ci serve per fare le strade, no? È la strada là nel campo, per passare col camion. Come facciamo noi? Ah, la strada nel campo. Ah, quindi vuoi tagliare il campo in diversi settori e... Eh sì, perché se vuole venire dentro col camion, come facciamo noi? Ah, ho capito. Vabbè, ci puoi attaccare quell'attrezzo viola là, sulla destra.
Vabbè, dai, allora io intanto attacco quello. E poi ci vediamo nel campo. Va bene, Gildo, come vuoi. Tanto sei te la padrone. Credo perché sono io il padrone, lasciano qua e non diventa nessun lavoro, Va bene, dai, Gildo, ci vediamo dopo. Allora, ci vediamo in campo. Bene, allora, eccoci qua. Quindi, se ho capito bene, da qua voleva fare una strada. Quindi, abbassiamo il nostro. Abbassiamo e lo attiviamo. Intanto doveva arrivare Gildo perché è andato dall'altra parte a vedere com'è la storia. Perché qui praticamente questo campo in mezzo taglia a metà la zona di quel paesino che c'è di là e questa statale, no? Quindi noi facendo così ci facciamo un passaggio praticamente per collegare queste due zone. Mamma mia, povero Universal. I pesi davanti non si possono mettere, allora facciamo così. Devi farmi per favore una cortesia, di ripristinarmi la falciatrice di dietro perché è qua nello stoccaggio del concime, ma è messa storta che non riesco a agganciarla. Ok, allora te la ripristino. Quella a doppia, eh. Sì, quella doppia. Avevo visto che era messa un po' male, ma pensavo che fosse. Madonna, quanta roba che abbiamo. Forse devo mettere su sull'attrezzo, vabbè. Eccola qua, l'ho imposta. Ok. Quindi dovrei fare un saltino sciolto. Sì. Bene, ah, eccolo qua il Gildo. Eccoci qua. Allora, bene, bene, vai benone così. Vai sempre dritto che troverai un'altra stradina e così facciamo a metà questo campetto, no? Va bene, allora, vediamo un attimino. Dovremmo arrivare vicino al campo di mais e patate più o meno. Aspetta, vediamo. Ecco, non era qua in mezzo più o meno. Qua e qua c'è una strada. Ascolta, ma sali su sul trattore così. Ho visto che ci sono quei campetti di patate, di mais. Non sono nostri. Io ho comprato soltanto sto pezzo qua, l'810. Là sono privati, là era Giustina, questo campo di patate. Era Giustina e il Gustavo col mais. Ah, ok. Ah, perché qua conosci tutta la zona. Sì, perché quando devi comprare i terreni ti vedi il vicinato, i nominativi, no? Ah, certo che anche a sto trattore Gildo è lento, potrei prenderti un bel fender almeno. Ma questo qua lo usavo io con i tempi e poi Fernando mi ha aiutato a metterlo assieme, insomma, è un trattore che mi è molto caro, insomma, abbiamo passato tanto assieme io e questo trattore. Orpole.
Altro che voi a schiacciare quattro bottoni e tutto va, eh. Ma qua c'è anche un pedale che va per suo conto. Ma no, no, no! Lascia stare, volava benone così. Vabbè. Tanto andiamo a 4 all'ora, non serve neanche frenare. Oh, può decidere. Guarda che ti sento, sono qua vicinissimo e... Stai attento! Ma che qua non avete neanche tagliato bene l'orzo! In effetti. Vabbè, dai, oh. Faremo farina. È rimasta su una fila piccinina. Ah, ok, siamo arrivati là. E sto magazzino qua dov'è che lo vuoi mettere? Adesso vediamo perché bisogna mettere un posto un pochettino comodo perché ti sei bene gli autisti, quando va bene, cognac, insomma. Un po' più precisi, precisi, guarda. Ma e qua sti campi hai già. Se li fanno loro o vieni qua te a farglieli? Come funziona qua? Ma quel campetto di patate vengono qua con cavallo e aratro, come ai vecchi tempi, cavallo aratro, vieni su, segui le pinne delle patate, stai attento, poi vai là col sarcio e stai attento a non tagliare le patate. Una volta, si lavorava una volta, ti spaccavi la schiena, adesso è tutto schizzabottoni e... Benone, siamo arrivati anche qua. Ottimo. Allora. Noi le serre le abbiamo lassù. Quindi come facciamo qua? Allora. La prima roba ci giriamo. A parte gli scherzi, però sto trattore anche. Cioè, guarda, c'è la ventola. Cioè, è fatto benone, solo per prendere il giro un po' il girdo, ma. Cioè, guarda. Anche qua. Cioè, guarda, guardate che razza di dettagli. A parte la ventola che gira, che. E c'è anche. La cinghia, i cosi della cinghia che girano, cioè, eccezionale sto fare. Ti ascolta Gildo, ma sto catorcio. C'era l'assicurazione in regola o siamo dei bandido? Sei molto spiritoso, oggi, stai attento, non offendere il mio tatore, che se no ti prendo legnate da qua fino a Shanda Sheikh, stai attento. Orpo, hai. Ma come fai qua a conoscere Shanna Sheikh? Davo la caccia al mio vecchio amico Napoleone, Sì, na Napoleone, non sono mica Napoleone Bonaparte. Lo conosci? Gildo, chi è che non conosce Napoleone, Orpo?
corpo, lo sto cercando da anni e anni, ma non lo trovo più. Ti credo. Non sai che è andato sull'isola d'Elba a farsi una vacanza? Corpo! L'hanno cercato l'isola d'Elba. Ma è una vacanza, insomma, non so se dire proprio una vacanza, ma... Una vacanza un po' forzata, direi. Allora, Gildo, qua, cosa vogliamo fare qua? Fammi poco pensare. Ma quante... abbiamo messo cetrioli e pomodori. Quantitativo che serve a questa... Ma hanno detto circa 500 casse, quindi sono circa 10.000 litri. Oh, Dio buono, 10.000 litri, e per quando gli servono queste casse? Ma si parlava di fine marzo, metà marzo. Ah, Dio buono, bisogna vedere quanti ne vengono fuori qua. Perché adesso qua dobbiamo fare una strada, secondo me. Allora, facciamo una strada qua, Gildo, così ci taglia, arriviamo in mezzo alle serre. Va bene, dai, qua ti lascio fare il tuo lavoro. Intanto io vado a fare un altro lavoretto, ci vediamo dopo. Va bene, ti lo danno in passaggio? No, no! No, 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 guarda, sono qua vicino, non vado tanto distante. Vabbè. Ciao, Gido, dopo. Aspetta che adesso parlo un attimo col CB, con King. King, ci sei? Ci sono, ciao. Come andiamo? Bene, bene. Tutto a posto? Sto facendo l'erba. Ah sì, sta... Per le tue pecorelle. Beh, le nostre, dai. Ok. Per le pecorelle, così aumentiamo un po' la produttività. A parte che sono sempre dell'idea che... Cioè, a cosa serve dare erba alle pecore se hanno tutto quel pascolo eterno da mangiarsi su? Stessa cosa anche per le mucche. Cioè... Comunque, la pecora d'estate mangia erba, ma l'inverno mangia fieno. Ah sì? Sì, caro. Ah, non so, non sono esperto in... Qua sto anche tratto... perché d'inverno l'erba non c'è. Vabbè, sì. In, Allora devi procurarti il pieno d'estate per l'inverno. Sì, beh, vedo sì. È uguale le mucche. Le mucche d'estate vanno nei monti e pascolano, esatto, l'erba. Sì. E l'inverno devono mangiare fieno, eh. Sì. Se vuoi che produce latte. Esatto. Sì, dopo fieno gli danno il fieno, ma la maggior parte delle volte, la maggior parte del mangiare mangiano schifezza, perché non pensare che l'insilato fermentato gli faccia bene, credo anch'io, È chimica, perché se vai a guardare viene ricoperto dei copertoni da un telo. Mettono il copertone per non far entrare l'aria, perché sennò andrebbe tutto a male. Esatto, sì. E l'insilato di mais lo fanno fermentare per fare foraggio, per fare insilato fermentato. E gli danno quella roba lì. Ma è chimica, se vai a guardare. Il fieno gliene danno un po', ma è per proforma. Sì, giusto per... Allora qua usciamo qua in questa
prima dell'albero facciamo questa entrata. Perché se vengono con dei camion un pochettino grandi, qua fare sti tornanti non ce la fanno mica, secondo me. Ma c'ha sto fumo, sto trattore, che adesso è giusto, ma prima viene Di fuori anche. classe? No, sto Ah. universo qua, c'è uno scarico che non so. Non so se era una marmitta crepata o che. Prima viene fuori da due parti. Vabbè. Bon. Sarà bene. Allora qua gli diamo una ripassata anche qua. Facciamo una strada un pochettino più larga. Giusto per vedere almeno la differenza fra il campo e. Dobbiamo preparare 10.000 di cetrioli e 10.000 di pomodori, 10.000 litri. Hola. Ha detto così, Gildo. Là, non è che adesso è fuori da due parti sto fumo. Boh, ah, devo andare qua davanti alle serre. Ah, forse è andato lì da Fernando a vedere se gli sono arrivati i capannoni prefatti là, per fare il magazzino. I magazzini come si chiamano? Non viene la parola. Non... Ah, ha lasciato la Volkswagen, sì. Devo fargli anche l'entrata anche da quella. Sono gli edifici prefabbricati. Allora, facciamo anche di qua. Buono, allora faccio un'altra pausa. Urca qua, vabbè. Qua mi intossico tutti i pomodori con questo fumo, va. Che roba. E li devo dire a Gildo che qua è troppo tossico sì, eh. sto trattore, va. Com'è che roba? Cioè, un po' va bene, ma. Ma secondo me qua li deve cambiare anche i filtri dei gli Iniettori iniettori, il filtro del gasolio, della eh? benza. Buono, allora ci vediamo dopo quando arriverà Gildo a dirci cosa vuol fare, perché quello là magari ha stravolto i piani e non dice niente a nessuno. Ci vediamo dopo. Bene, allora, eccoci qua col Gildo. Che cos'è che hai in mano là? Ho in mano qua i cartelli stradali, perché se qua cambiamo un po' la viabilità, bisogna un po' informare, no? E anche chi non conosce, no? Ah, va bene, allora. Vediamo subito. Allora. Quanti segnali hai preso qua, Orpo? Dobbiamo mettere attenzione. Questo. Ecco, questo metti, giusto, giusto. Ah, sì, è giusto. Come facciamo a girarci qua? Ah, oh, no, ti devi girare dall'altra, orpo! Sì, ma aspetta! Ah, come si fa a girarsi qua mentre sti affari? Vabbè, a parte possiamo anche metterlo qua così, questo. Perché praticamente la strada principale è questa.
Allora, dobbiamo metterlo qua così. Perché quella che abbiamo fatto non era stata secondaria, no? Allora, dobbiamo metterlo qua così. Ecco, bravo, là così. Poi che cosa dobbiamo mettere, Gildo? Ma dobbiamo mettere anche... Aspetta un po', eh. Attenzione, com'è che si chiama corpo di Marco? Ecco, non sorpasso, non sorpasso qua. Ma non sorpasso, ma è se ne incrocio. Orpo, dildo. Ma non hai... Io ho preso anche attenzione generico. Ma che attenzione generico? Pericolo generico! Ma sì, è lo stesso, dai! No, non c'è qua, c'è il pericolo generico, Tildo. Da che hai preso questi segnali? Ma Arpo! C'era uno che non sapeva tanto e allora me ne ha dati due o tre così perché sennò... Beh, qua, pericolo generico non c'è. Va bene, dai, è lo stesso. Guarda che il Fernando. Gli è arrivato il magazzino, eh. Guarda mo, guarda mo, stai attento. No, si è arrivato al magazzino. Andiamo sul magazzino. Allora, aspetta, serve anche quello giusto, eh. Sì, questo. Ecco, vedi? Non mi compare il magazzino. Ma porca miseria. Ecco. Siamo fregati. Senza magazzino non facciamo niente noi. E adesso che si fa, Gildo? Senza magazzino. Orpo! Eh sì, senza magazzino qua. Brutta storia, sì. E intanto li porteremo da te, quello che prendiamo. Cosa vuoi che ti dica? Perché qua se faccio così... Cavolo, mi sa che è la colpa della 1.4.2 che non mi lascia mettere sti affari. Aspetta che vediamo una roba. Vabbè, dai, quello che prendiamo a giro lo portiamo al negozio e... Boh, lo portiamo al negozio e pace. Orpo di Baco. Eh sì, perché qua se non ci lasciamo metterli... Comunque a sto trattore Giro deve dargli una controllata perché fa un certo fumone nero. Ma il fumone nero lo fa perché quando è sotto sforzo, no? Vedi che adesso che è bello bianco. Sì, so bene anch'io che è bello bianco, però va la mo. Beh. Sembra una canna fumaria invece che un camino. Un scarico, va. Vabbè, ti porto su dal tuo lupetto là. Ecco, bravo, bravo, portami là del lupetto che... Hai fatto una strada anche da qua? Ah, da qua anche qua è una strada. Sì, perché quelli che vengono da qua, dov'è che vanno? Allora, può anche una strada da qua, voi.
Dai, orpo! Tanto non sai cosa fare, fammi la strada, no? Va bene, ti faremo una strada. Ascolta, ma il tuo compare Farculo, eh? E a tagliare l'erba, te l'ho detto anche prima. Orpo! No, non mi hai detto niente prima, te! Ma sì, ti ho detto che era tagliare l'erba per le pecore. Ecco, fai qua la strada. Va bene, facciamo la strada qua. Ascolta, ma il tuo compare, no è? Morpo, sì, ho appena detto che era dalle pecore. Ma no, te non mi hai detto niente, mi hai detto di fare la strada qua e basta. Ma no. Poi non si chiama più Falco, si chiama King Farmer. È andato all'anagrafe a farsi cambiare il nome. Sì, è andato all'anagrafe per farsi cambiare il nome, sì. Era stufo perché sennò non gli piaceva più Falco, si chiama King Farmer. Ah, pensa te. Ma quanto ha pagato per farsi cambiare il nome? Ma dopo glielo domandi te, no? Ma quanta erba sta tagliando per le pecore? Ma come faccio a saperlo io da qua? Dopo quando vedi lo domandi. Va bene, domanderò bene a Falco quanta erba taglia. Ma non si chiama più Falco, si chiama King Farmer. Ah, è andato all'anagrafe, Sì, se uno vuole farsi cambiare nome, no? sì. È andato all'anagrafe a farsi cambiare il nome. Sì, non è che uno può cambiare di nome da oggi a domani, insomma. Prendere in giro un po' quel giro, con l'anagrafe, col nome, orpole. Ti va bene così, Gildo? Guarda qua che bella strada. Oh, più bello di così. Oh, bravo, bravo. Già che siamo qua, vediamo quanti. Se le serre qua funzionano. Ah sì, dai, vediamo. Sali su che andiamo a vedere. Dov'è che sei, Gildo? Dai che guido io ancora fino a... Dai, fammi guidare sto 14... insomma, sto... Voilà, stai attento che anche questo. Ne avevo uno qua neanch'io tempo fa. Belli belli sti qua. Vediamo un pochettino. Qua va pian pianino. Vediamo un po'. Qua 100%, bene. Bene, allora, perché non mi ricarica su? Devi riempire l'attrezzo. Ma ricarica su in automatico? In teoria sì. Andiamo se male a schiacciare qualcosa. Estendi condotto. Estendi condotto. Ah, travi. Showmaker. Ok. Boh, non succede niente. Ma qua non ho capito perché non mi ricarica su. Tarp. Mi sa che il tiro. Sì. Boh, qua non mi ricarica su. Vediamo di là.
Te non sono mica la 1.4.2 che mi rompe le scatole oggi. Non lo so. Perché pensi che sia quello? Ma se è successo anche ad Iron qualche problemuccio. World Tarp Lock. Sì che sono al 100%. Io vicino, sono vicino. E questo qua deve caricare su tutto in teoria. Buon, stacco un attimino che Marie, vado a prendere il carro a vedere, Marie. C'è qualche problemino con i mezzi. A dopo. Eccoci qua, siamo andati a prendere il carretto. Ovviamente questo trattore, già che l'avevamo pronti. Vediamo un po' se ci carica o no adesso. Non ci carica, dovrebbe caricarlo da solo. Perché se io stacco. Quindi è la patch che rompe le scatole. Perché anche se vengo qua così. Niente, oh. Andate in fumo i piani oggi tra magazzino e questo. Quindi scendiamo. Poi viene su Falkov, sì, King, Ah, ok. facciamo i saluti. Trattore lo lascio qua, dai, che andiamo avanti un altro giorno. Sì, A ranghinare. lascio pure là Mi tranquillo. autotrasporto, eh. Sì, sul Volkswagen, sull'Universal. Anzi, aspetta che devo chiuderlo questo, che sennò altro che inquinamento qua, mi brucia su tutto. Devo anche chiudere mi sono incastrato qua adesso. Allora. Ecco. Guardate, è un posto maledetto qua dove sono sceso. Ecco. Là. Atti che venite teletrasportati sul Volkswagen se non ce la fai uscire. Lo sai perché non ti ricarica? Perché Perché? Sono meno al 100%. gli manca il manure. Ma no, c'è ben là. Ma No, è zero. sei pieno qua. E qua mi manca manure zero. Spring water che sarà acqua. 880 al 18%, tomato. Ne hai 89%, che è 8.940. Di fertilizzante 480, manure. No, io ho fatto il pieno di tutto, poi se l'è consumato su loro, eh. Ah, può anche darsi, ma. No, sì, è proprio così. Perché tu fai il pieno, poi cresci la roba in base a se li metti tutta sta roba qua, fertilizzante, concime, l'acqua. Certo che se non li metti niente non crescono e non puoi. Dai, chiudiamo anche questo, già che siamo qua. Boh, ma facciamo i saluti perché se no sta puntata diventa eterna. Quindi ringrazio. Aspetta che volevo scendere, ma non riesco a scendere. Teletrasportati sul maggiolino. No, aspetta che forse ce la faccio. Se no spostalo. Se entri dentro. Aspetta, aspetta.
Quindi mi sa che boh, o che rimetto la 1.4.1. Porca Buoni, buoni. devo andare sul Rosli. Sul Volkswagen, sì. Eccolo. Dov'è il Volkswagen? Ti sei appena passato vicino. Lo Stralis. Le piante sono cresciute. E finché non togliamo le casse da là, rimangono le piante alte, ovviamente. Voi quando togliete le casse da là, Oh. si svuota la serra. Bene. Allora, ringrazio King Farmer che oggi ha fatto il lavoro Grazie a te. oscuro dietro alle telecamere. Perché c'era qua Gildo di qua e di là, su e giù. Comunque lui ha lavorato anche oggi. E lo ringrazio. Grazie, grazie E quindi noi ci vediamo alla 39esima puntata, visto che oggi è la 38, 39esima, e vedremo di provare, prima di cominciare la puntata, a vedere se risolviamo sto problema. E niente, ci vediamo alla prossima, iscrivetevi, commentate, lasciate un bel like e seguite anche la serie di King Farmer, che tra poco comincerà su un'altra mappa. E non vi dico altro per non rovinarvi la festa. E boh. Ciao, Ciao, alla prossima. alla prossima! Ciao ciao.